Come sempre vi ricordo che tutti i prodotti che voi trovate nella nostra recensione o durante le nostre pescate li trovate sul sito www.surfcastingloyogno.it. Vi lascio qua sotto, primo commento in didascalia, lo scritto shop e quindi cliccate e vi porta direttamente. Cosa importante ragazzi, per chi vuole sfruttare l'occasione, diamo 5 euro di sconto su una semplice spesa di 35 euro, quindi con 35 euro avete 5 euro di sconto. E con il codice SPIGOLA11, tutto attaccato e tutto in maiuscolo, quindi non vi potete sbagliare, ragazzi. Va bene? Coupon, inserite il coupon, ovvero SPIGOLA11, e avrete 5 euro in omaggio da parte nostra. Più un altro codice sconto che arriverà nel pacco da consumare entro 30 giorni dal vostro ordine, quindi a maggior ragione. Va bene? Detto questo, oggi parleremo di un nuovo prodotto e quindi faremo una nuova recensione. Cosa importante, questo prodotto che vi sto facendo vedere non è una novità 2023, ma è una novità, è un bel prodotto. Cosa importante da non sottovalutare, mettete mi piace e iscrivetevi. Non dimenticate di attivare la campanellina perché così quando pubblico nuovi video vi arriva la notifica su YouTube. Semplicemente così non li perdete e in alcuni casi, come in questo caso che ci sono delle offerte, potete essere i primi ad approfittarne. In questo caso, ragazzi, oggi parleremo del nuovo mulinello Kimo Surf 8000, sempre di casa Yuki. È molto particolare, è un bel mulinello, a me piace molto. Sono 9 bobine, sì, scusate, 9 cuscinetti più uno, quindi sono 10 cuscinetti, 3 bobine di riserva. 3, ragazzi, 3 bobine in totale con un mulinello che arrivano. Non so come hanno fatto a farle entrare nello scatolo, come sentite si muovono. È un 8000, come vi dicevo, vi faccio vedere le 3 bobine. Abbiamo altissima capienza, che ci vanno praticamente 0,40 320 metri. Media capienza, che ci vanno di 0,25 330 metri. E poi abbiamo, ovviamente ragazzi, totalmente in alluminio, io ve lo faccio, sentite, questa è la rana, vabbè, sotto è in plastica, sentite, la bobina è totalmente in alluminio, ok? Qui invece abbiamo il mulinello, dove c'è la bobina a bassissima capienza che io ho montato, dove ci vanno di 0,16 330 metri. Ora, cosa importante, questo mulinello partiamo dall'origine, non ha il controbullone, ma ha il braccetto che si monta come nei mulinelli da spinning, quindi si avvita sul crotore del mulinello. Per avvitarlo basta ruotare in senso orario, no, anti-orario, quindi verso in avanti, così non ci sbagliamo. Date un mezzo colpetto, basta, è montato. Eccolo qua, vedete? Ora lasciate perdere il filo in eccesso che noi andiamo a tagliare. Ok, purtroppo quando lo shock è grosso la forbice non ce la fa. Eccolo qua, ovviamente i 10 cuscinetti si vedono tutti, ragazzi. Guardate che spettacolo. Bobina larghissima, potete vedere il profilo della bobina è spaziale. Uno spettacolo. Però lo vedo più come un mulinello da pesca sulla lunga distanza. Io onestamente io lo vedo troppo, è proprio perché lo utilizzo come io in prima persona. Ha una manopola che è completamente in eva, quindi è più leggero, da non sottovalutare. Il peso ve lo dico subito. Mi secca pesarlo, quindi dovrà esserci scritto nella scatola. 650 grammi, il peso è 650 grammi e si avverte comunque che pesa 650 grammi, quindi di meno. Sempre anti-ritorno, quello che vi dicevo, quindi indietro e in avanti, con la levetta che sta qua dietro, ok? 10 cuscinetti e alleggerito anche l'archetto. Anche lui ovviamente ragazzi ha la caratteristica del blocco molla, ok? Vedete? Non va più avanti, si blocca. Chiudete l'archetto e il mulinello va avanti. Ok, ottimo per fare distanza, ragazzi, perché guardate che bella bobina. Poi soprattutto sono molto svasate nella parte superiore, escono proprio così dalla casa. Lui ha una frizione instant drag, mezzo giro chiusa, mezzo giro aperta. Molto modulabile perché lui deve lavorare con fili molto sottili, quindi lui deve lavorare con fili che stanno molto bene. Le bobine sono traforate, come potete vedere.
perché lo alleggerisce ancora di più, quindi ancora maggiormente, e anche l'archetto è fatto in un materiale alleggerito. Per qualcuno può essere un pregio, qualcuno per un difetto, però io personalmente lo preferisco molto, perché quando un mulinello è così aperto, avere un giusto compromesso di peso a me onestamente piace. Non mi posso lamentare, è un bel mulinello, l'estetica, vabbè, è un grigio scuro. Cosa importante, ve lo faccio vedere anche nella parte interna. One moment. Eccolo qua. Olè. Anche lui ha un bellissimo alberino molto spesso. Ecco qua. Guardate che spessore di sta alberino. Cioè. e 4 ragazzi, di che stiamo parlando? Non è un alberino, è un alberone. Vedete che la parte questa qua è in acciaio, che molte volte la trovate in plastica, e poi ovviamente va smontato dentro. Ha totalmente tutte quante viti che lo compongono, che si svitano abbastanza facilmente, o perlomeno sono fatte con delle teste semplici, quindi testa a croce eccetera, non sono torx o viti difficili. E questo è comodo perché così uno può fare una manutenzione molto rapida. In più questo mulinello ha la caratteristica di avere anche lui la rana sotto bobina che va ad incastrarsi sotto bobina. Come vedete, la bobina è totalmente traffolata. Guardate che spettacolo! La bobina è totalmente traspirante. Vedete? Cioè, non pesa nulla sta bobina. E per il montaggio, quindi è molto semplice: basta farlo ruotare e già è entrato. Tappo frizione e ci siamo. In più il tappo frizione ha questa levetta molto accentuata e molto netta, che serve pure con le mani un pochettino umide, viscide, per lavorare la frizione, comunque con molta semplicità, e non avere il problema che mi scivolo oppure non riesco a prenderlo. Succede, e questo è da metterlo in conto. Quindi, ragazzi, questo è un mulinello che anche lui, ragazzi, prezzo super vantaggioso, che trovate sempre sul sito. Super vantaggioso perché? Super vantaggioso perché archetto alleggerito, bobina alleggerito, 10 cuscinetti, 3 bobine comprese, 2 di scorta più una ovviamente montata sul mulinello, ha l'impugnatura anatomica in gomma dove volete, volendo, si potrebbe cambiare mettendo un'altra tipologia di pomello. Vedete qua c'è una grossa vita a spacco, svitando questo si può cambiare e si può mettere un altro tipo, ma non ne vale la pena. Anche il pomello ha un cuscinetto, guardate come ruota bene. E in più la manovella è tutta in monoblocco d'alluminio e si avvita sul rotore del mulinello. Cioè, non è il controdato, qua si avvita proprio sopra. Quindi, diciamo, ha una forza, riesce ad applicare una forza maggiore. L'unico svantaggio è che è un po' più rognoso, che magari dove vi siete fatte 10 ore di pescata pesante, dovete andarla a svitare, quindi si tiene. Io vi dico anche questo per evitare danni. Si mette con l'archetto davanti, quindi verso il mare. Avete il portamulinello, quindi dove attacca la placca, verso di voi. Un dito davanti, un pollice dietro, così da non poterlo fare ruotare. Non così. Una mano, il pollice qua e la mano qua. Prendete e fate forza. Eccolo qua. E si è svitato, ragazzi. Fate fare un paio di giri. Io non vi consiglio mai di togliere totalmente il braccetto perché non serve. Fate un paio di giri. Eccolo qui. Avete il vostro braccio chiuso. In caso di emergenza potete anche completamente svitarlo, si sfila e vi rimane il mulinello col braccetto messo separato. Molto semplicemente. Questo ovviamente poi, ragazzi, è una scelta vostra. Detto questo mulinello vale tantissimo il prezzo che costa, che ovviamente lo trovate lì, e sinceramente è il mulinello che utilizzo. Cioè, fra il Boro e lui, io personalmente ho una coppia sua di Chimo. Il Boro è una novità, a me piace tanto, però come mulinello io da surf puro utilizzerò tanti, quindi ho bisogno di un mulinello un po' più sfiziosetto, per fare magari più metri, magari lavorare con lo 016, con lo 018, che con il ruotante non posso fare. Quindi, diciamo, massimo lavoro col 30, ma scendere il 30 è un po' pericoloso con i rotanti. Quindi, diciamo, là c'ho potenza assoluta e non è equiparabile. Ma chi non usa i rotanti, da surf utilizzo consiglio un bel Boro. E per quanto riguarda un surf magari più leggero, consiglio un Chimo. C'è da dire che non posso fare un paragone, magari, ma chi mi contatterà, magari riuscirò a dargli un paragone, diciamo, in particolare per fargli capire che chi lo paragonerei, come anche fasce di prezzo e tutto quanto.
Mulinello molto 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 divertente perché, ripeto, vedete uscire il filo da solo, questa cosa è sconvolgente e ve lo consiglio, non c'è niente da dire, ve lo consiglio, un bel mulinello, mi piacciono entrambi, ma lui ha il mio cuore, sarà queste cose dorate, sarà la bobina leggera, saranno tante cose, a me piace tanto. Detto questo, vi ho parlato del peso, vi ho parlato delle bobine, vi ho parlato dei cuscinetti, vi ho parlato dell'utilizzo, vi farò vedere in pesca come lavora. Ah, specifico, 150 grammi uno, 150 grammi l'altro, non soffrono completamente, recuperate normalmente, ma non pompando e recuperando, proprio canna piazzata, picchiata qui sul fianco e recuperando come se fosse un argano. Il mulinello non si scompone, non soffre, non vi stanca. Tranquillamente 120-130 metri di filo fuori, lo recupera senza che mi stanco. Quindi vuol dire che ha un ottimo rapporto di recupero. Lui, come rapporto di recupero, mi stavo dimenticando, è un 4-1-1. Ok? Quindi diciamo è più lento. Ma entrambi non soffrono al 150. Il 175 sinceramente non l'ho provato. Quando lo proverò comunque metterò sotto l'aggiornamento. Ma lui l'ho provato perché ne sono sicuro in quanto io ce li ho e quindi lavorano bene. Ma diciamo che in necessità tranquillamente al 175 non lo soffrono. Ci sono alcune forme di piombo che sono un po' più sofferte, ma soffre qualsiasi mulinello fisso, con alcune tipologie di piombo. Ma in generale, le classiche piramide a tre punte, le classiche spike, i classici piombi così, non avete problemi come piombi da tenuta. Anche il bel piombo a palla, andate sereni. Va bene? Detto questo, vi aspetto nel nuovo video, vi aspetto in una nuova pescata. Buon mare, buon divertimento, vi aspetto sul sito. Io vi aspetto un po' dappertutto, sapete come sono fatto, quindi buon mare e buon divertimento.